Ancora un pareggio per la Vastese, apre a metà e rimette le cose in equilibrio Alessandro su rigore, il numero 10 sfiora la doppietta nel finale ma non trova la palla del 2-1 in pieno recupero. Ma andiamo per ordine nei biancorossi, mister D'Addario si avvia un 3-4-3 dopo il pareggio per 2-2 nella gara di esordio in quel di Fano. Dall'altro lato il Vasto Girardi vuole vendicare il passo falso casalingo di 7 giorni fa contro il Castelfidardo dove è arrivata una sconfitta per 2-1. Prosperi manda in panchina l'ex Vasto Marina Tiziano Iraci e schiera uno speculare 4-3-3. Passiamo alla cronaca. Dopo i primi minuti di studio tra le due squadre lo specialista Ruggeri ci prova da punizione ma la conclusione non è delle migliori. All'ottavo pericoloso il Vasto Girardi con Ametai di Rienzo in uscita ci mette una pezza. Un minuto dopo risponde la Vastese con Alonzi che calcia da posizione defilata, Carriero respinge e salva il risultato. Al 13° gli altomolisani sfiorano il gol sempre con Ametai, palla di poco a lato. Da qui a fine primo tempo non succede altro, con tanta imprecisione da entrambe le parti, soprattutto negli ultimi 20 metri. Nella ripresa subito doccia fredda per i biancorossi. Ametai pesca dal cilindro una giocata da manuale, dribbling secco in aria in una selva di gambe e poi con il destro la piazza dove Di Rienzo non può fare nulla. La Vastese non ci sta e alza subito la pressione. All'ottavo conclusione di Attili dal limite, toccata con un braccio da Acunso e palla sul palo. Questo il rallenti, il direttore di gara, il signor Giordano Di Matera, non ha dubbi, assegna il penalty. Sul dischetto va Alessandro che spiazza Carriero e fa 1-1. Al 28° Ruggeri si trasforma da difensore in assist man e offre un cioccolatino a Martiniello, ma strozza la conclusione, si divora un'occasione colossale. Al 40° punizione di Agnello, tutto facile per Carriero che blocca senza problemi. Al 48° palla gol clamorosa per la Vastese, Alessandro non trova la deviazione vincente da due passi, per lui mani tra i capelli. E questa è l'ultima occasione della gara che termina 1-1 per i biancorossi, arriva il secondo pareggio consecutivo in altrettante gare mentre i molisani acciuffano il primo punto stagionale. Secondo punto stagionale, vi è mancata un po' di concretezza negli ultimi 20 metri soprattutto? Sì. Abbiamo fatto poco, ci siamo affidati all'uno contro uno, ci siamo affidati a fare giocate personali e abbiamo giocato poco da squadra e loro ci hanno messo in difficoltà nella fase difensiva e quindi con dei giocatori rapidi sia Salatino che Guida e quindi certamente diciamo stavamo sempre in allerta perché il gol poteva nascere in qualsiasi momento. Siamo anche all'inizio e quindi dobbiamo trovare ancora i ritmi giusti. Questa è la seconda partita ufficiale, abbiamo fatto quella di Coppa Italia su un campo che certamente per noi è difficoltoso perché comunque devi costruire rispetto al Vasto Girardi è molto più abituato, ma a parte questo insomma poi bisogna essere obiettivi, penso che il pareggio sia giusto e noi non abbiamo fatto molto bene. Abbiamo fatto secondo me un'ottima gara venendo da una partita non bella, non brillantissima la domenica prima e venire a Vasto in casa di una delle favorite e credo il primo tempo imporsi ma in questa maniera credo abbastanza netta. Il primo tempo per noi ci deve essere un punto di partenza importante. Poi il secondo tempo l'episodio è stato qualcosa che ci ha un po' destabilizzato un attimo, poi non abbiamo subito credo quasi nulla fino all'ultimissima occasione che è stata dove la Vastese onestamente poteva trovare il gol della vittoria, ma il mio giudizio sulla partita non sarebbe assolutamente cambiato. Potevamo anche perdere ma sarei stato comunque contentissimo di quello che i ragazzi hanno fatto perché eravamo anche per alcuni problemi in emergenza, una squadra di ragazzini, di ragazzi giovanissimi che credo si sia imposta in maniera importante contro una squadra forte.